Buongiorno amici, buon giovedì. Scusate se mi vedete male al telefono, ma se lo posiziono diversamente poi mi balla, mi cade, eccetera, eccetera. Quindi non posso fare nient'altro. Niente, volevo parlare di questo stronzo che passa senza guardare dove va. No, scherziamo. Volevo parlare della Sea-Watch. Allora, a mio parere va affondata per due motivi. Uno, ha violato le acque territoriali e il codice marino dice proprio che qualsiasi natante viola le acque territoriali senza permesso viene affondato. Attenzione, affondato non vuol dire affondato con le persone, che io invece lo farei. Io sparerei 4 missili Scoob e chi si è visto si è visto. Affondato vuol dire che il personale, l'equipaggio, viene scaricato al porto dove è arrivato. Allora, l'equipaggio del natante viene arrestato, ma arrestato non a parole, arrestato. Quindi quella stronza di una tedesca di merda, che io già li odio i tedeschi, quindi, ma maggior ragione che quella lì proprio è... Io non ho mai picchiato una donna, ma giuro, quella lì la gonfierei come una mongolfiera. Comunque, questo è un altro parere personale. E niente, il discorso della Sea-Watch è che viene affondata, quindi viene scaricato il personale. L'equipaggio di bordo viene arrestato, l'equipaggio clandestino viene immediatamente trasportato nel suo paese, immediatamente, ovvero scende da una nave, sale su un'altra nave e va a casa sua, ok? Questo è il discorso. Quando la nave è vuota viene affondata. Questa è l'etica del codice, che il codice marino dei natanti. Quindi non diciamo segate, cagate, ma però povera gente è un cazzo, perché non scappa da nessuna guerra, quindi sono tutte stronzate. E seconda cosa, non vedo perché sempre l'Italia che deve accogliere questi stronzi qua, che fanno solo danni, casini, picchiano, ne fanno di ogni, va, proprio non potete fare un elenco lungo come un treno. Comunque volevo soltanto precisare che affondare la Sea-Watch vuol dire arrestare il personale di bordo, immediatamente trasportare il personale clandestino al suo paese. Quando la nave vuota viene affondata. Questo è la prassi del codice etico navale. Non c'è. Quindi chi dice ma però la nave deve entrare in porto, deve restare, deve fare, sono tutte palle. Se Salviano vi dice queste stronzate, che poi lui è più coglione di tutti, non so che dirvi. Un altro coglione che leggevo su Twitter ieri sera, che diceva: appena arriverà la Sea-Watch io sarò là con loro ad applaudire. Non so chi cazzo è, adesso uno scrittore, qualche sfigato di sicuro, perché di certo non è persona intelligente, quindi non lo so. Io sinceramente, io sono dalla parte di Giorgia e di Matteo, che bisogna dare un fine a questo tram tram di via vai, di cazzi vari e mazzi. Quindi
veramente ne abbiamo pieni i coglioni, come italiani ne abbiamo pieni i coglioni, quindi anche Strasburgo ci ha dato ragione, quindi non vedo perché dobbiamo fare tutto sto casino qua. La nave viene affondata e deve essere una lezione per tutti gli altri, questo è quello che dico io. Bene, vi saluto, buona giornata chi va a mare, qui ci sono già 33 gradi, quindi non posso purtroppo, non ci posso andare perché avendo il piccino dietro che non lo vedete ma sta dormendo, ecco, forse così lo vedete, ecco. E nulla, sono temperature troppo alte per lui, quindi non, quando sono a casa non posso purtroppo fare nulla, purtroppo questo periodo è così. Poi vediamo, dicono che dovrebbe attenuarsi un po' sto caldo e allora si ritornerà a portare il mare anche il signorino. Bene, vi saluto, buon giovedì, mi raccomando, Sea-Watch, boom, affondata, colpita affondata, ciao!